Buongiorno a tutti, sono tipo le 5 e 10, ho fatto lo zaino, adesso si fa colazione e poi si parte. È facile svegliarsi alle 5 e 10 quando si è in mezzo a tanta gente che si sveglia alle 5 e 10, non è facile svegliarsi alle 5 e 10 quando si è da solo, intendo. No, per niente. E così dopo gli ultimi saluti mi tocca di lasciare il più bello stesso. Il cammino di Santiago è stata un'esperienza veramente unica e vi consiglio anche a voi di fermarvi qua, di sfanculare tutte le vostre tappe apposta per fermarvi qua. Guardi che sembrava che la giornata fosse andata male, fosse tutta triste e mi vedo arrivare questo signore, chiaramente americano, con uno zaino della Madonna americano, con uno zaino super americano che mi fa. Ho fatto il PCT nel 2014, ho fatto come? Marco l'ha fatto nel 2013 e quindi anche lui campeggia, adesso prendo del cibo. E poi cerco di raggiungerlo per andare a campeggiare con lui e sua moglie. La mia prima notte in cui campeggio con qualcun altro sarebbe bellissimo. Sì! Sono uno sfigato, l'alimentare è chiuso. Il ristorante era chiuso da tipo 3 minuti. Stefano mi ha dato una banana e le loro pastine per merenda, per la colazione di domattina. La magia del cammino. Pazzesco, come una giornata un po' triste si tramuti in qualcosa di bellissimo. Alla fine mi sono accampato con la coppia di americani, abbiamo parlato un po' e adesso si dorme, finalmente dormo ad un orario decente. Ci vediamo domani con un nuovo video. Buonanotte, ciao!